Amici sportivi, appassionati di calcio, inauguriamo una nuova rubrica, una rubrica speciale che ci permetterà di andare a conoscere a fondo le realtà sportive del nostro territorio. Un viaggio nel mondo dello sport che questa sera iniziamo in compagnia del Cartigliano. Il Cartigliano Calcio, una realtà che conosciamo bene, ma forse non conosciamo tutto della squadra del presidente Augusto Compostella e dei due vicepresidenti Alfio Pizzato e Giovanni Panni. Ebbene, sarà proprio con loro che trascorreremo queste due serate, insieme anche al direttore sportivo Leopoldo Toresin. E partendo proprio con chi rappresenta il Cartigliano, meglio di lui nessuno, il presidente Augusto Compostella, a lui abbiamo chiesto innanzitutto che emozioni si provano la domenica, che emozioni prova lui la domenica quando la sua squadra gonfia la rete. Palpita il cuore al mille, di solito rischio l'infarto, no? Sperando che la partita finisca sempre col risultato nostro. E accetto il risultato finale, sebbene un piccolo infarto ogni domenica succede. Spero sempre che finisca presto la partita, perché altrimenti ricorro in ospedale sacrosanto. Da quest'anno faccio tutte le trasferte in pullman, come scaramanzia, perché tutte le partite che abbiamo giocato fuori casa con me, che andavo in pullman, e abbiamo o vinto o pareggiato, e continuo a farlo finché non ci sarà la sorpresa della sconfitta. Quando si parla di Cartigliano, Cartigliano Calcio, si sente spesso dire che ci si trova di fronte a quella che è una vera e propria isola felice. Ma che cosa rende così speciale il Cartigliano? L'amicizia fondamentale con tutti e con le persone che ci adeguano all'andamento del campionato. Oggi più che mai abbiamo dirigenti, vicepresidente, accompagnatori, allenatori, massaggiatori, tutti a portata di un risultato unico per il bene della società. Il presidente Compostella è la memoria storica di questa società e non potevamo non chiedergli come è nata la sua avventura a Cartigliano. Da quando ho cominciato a giocare, che giocavo in porta, nel 70-68, vuol dire che 55 anni che seguo la prima squadra. Anni e anni trascorsi in campo, trascorsi sugli spalti e chiaramente negli spogliatoi, negli uffici della dirigenza. Qual è però il ricordo più bello del presidente? L'anno che siamo andati in prima categoria, che Gioppo Simone, portiere nostro titolare, è andato a farmi a tirare il rigore del 2-1 e da là siamo partiti in tromba
prima, promozione, eccellenza e Serie D da 5 anni a questa parte. Si parla di Cartigliano e diciamo tra gli addetti ai lavori il primo nome che balza così alla mente è quello dello storico direttore sportivo del Cartigliano. Parliamo di Leopoldo Torresin, un direttore sportivo che ha una peculiarità, ha una caratteristica, quella di riuscire a scovare talenti ogni anno dalle categorie inferiori. Ma qual è il segreto del direttore sportivo Torresin? Si fa prima di tutto, i giocatori bisogna vederli di persona e dopodiché bisogna anche informarsi a livello caratteriale come si comportano in spogliatoio o altro. Poi qualche aggancio di qualche persona che io mi fido mi dà una mano e poi anche un po' di fortuna, perché nella vita la fortuna bisogna cercarla chiaramente, però diciamo che le doti prima di tutto un giocatore bisogna darlo vedere, perché sennò non puoi giudicarlo sulle parole degli altri solamente, ma assolutamente il movimento in campo. Ci sono mille cose, io vado a vedere una partita e per 20 minuti e mezz'ora guardo solo il giocatore che mi interessa. Chiaramente sono passati giocatori tipo Enrico Rossi, che adesso gioca in Lega Pro, sono Marchesan, che è andato in Lega Pro, pescato in promozione, in prima categoria. Sono quei passaggi che ti danno soddisfazione a livello... ogni anno c'è sempre qualche giocatore del Cartigliano, io vedo dagli accrediti di società importanti che vengono a vedere il Cartigliano che c'è qualche giocatore che interessa. Sono piccole cose che danno soddisfazione anche alla società, perché dopo alla fine viene nominata la società, chiaramente. Siamo partiti il primo anno con un giocatore che è andato in nazionale, che giocava nella nostra juniores, poi è venuto in prima squadra e anche questa è stata una piccola soddisfazione. Anche quest'anno speriamo che ci sia qualche altra soddisfazione. Dispiace perché poi noi giocatori li perdiamo, ma da un lato rimane un orgoglio della società per avere avuto questi giocatori che non erano conosciuti prima. Tanti giocatori portati a Cartigliano, tanti giocatori lanciati anche nel grande calcio, ma da direttore sportivo c'è qualche rimpianto? Allora, rimpianti, mi è successo qualche volta di aver avuto la possibilità di cambiare qualche giocatore con qualche giocatore che magari mi piaceva di più, però diciamo che a Cartigliano esiste una morale e quando si dà una parola a qualcuno si rispetta, non è che dopo 3 giorni perché abbiamo l'occasione di avere un giocatore più importante o che lasciamo a casa un altro. Noi abbiamo una nostra filosofia, una nostra morale e l'abbiamo portata avanti. Fino adesso ci ha ripagato. Non so se si poteva fare meglio, però noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso, rispettando anche la morale, perché il Cartigliano non è solo una società che sta facendo bene a livello calcistico, ma è una società che tutti rispettano perché si è sempre comportata bene sia sul mercato sia in tutti i settori di quello che è il calcio. Ebbè, non c'è Leopoldo Torresin senza Alessandro Ferronato. Sembra una frase fatta, ma in realtà questo binomio va avanti da oltre 8 anni. Il tecnico biancazzurro è davvero uno dei fuoriclasse del Cartigliano, sia per quello che dà in campo che per quello che dà fuori dal campo. Ma come è nato e soprattutto qual è, anche in questo caso, il segreto di un matrimonio così lungo e così felice come quello tra Torresin e Ferronato? Quando soprattutto c'è la sincerità è quella che ti fa dire quello che pensi e fa rispettare uno all'altro. Noi abbiamo anche dei confronti anche non forti, perché abbiamo un qualcosa che ci permette di stare assieme bene, però abbiamo vedute diverse, ci confrontiamo sempre con sincerità, con capendo che l'altro ti può dare qualcosa di più, quindi ognuno prende qualcosa dall'altro, andiamo d'accordo e ripeto, non parliamo mai alle spalle l'uno dell'altro, però viviamo per lo stesso obiettivo, cioè noi abbiamo lo stesso obiettivo, quindi non c'è modo per creare qualche disguido tra di noi, assolutamente. Noi abbiamo il senso di appartenenza, lo dico sempre, il senso di mirare tutti allo stesso obiettivo. Tante squadre sono costruite da, io le chiamo figurine, non so se sono figurine, però persone che magari hanno
vivono ancora di ricordi, di momenti che hanno giocato bene, hanno giocato male, stanno bene assieme a certi equilibri che magari dentro certi spogliatoi non ci sono. Poi se le cose vanno bene non ti aiutano, perché bisogna sempre essere bravi quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene può giocare qualsiasi giocatore, può essere qualsiasi dirigente. Noi abbiamo fatto tesoro sempre di essere bravi nel momento in cui le cose non vanno bene e ci hanno portato a raggiungere certi risultati. Ripeto, la compattezza, i giocatori, io ripeto sempre una frase quando viene qua un giocatore: ricordati che tu non fai 100 metri a Cartigliano, fai la staffetta 4%, se fai 100 metri e arrivi ultimo sono problemi tuoi, se fai la staffetta 4% e vai piano perdono anche gli altri tre compagni, che è la squadra. Si parla anche di attualità sportiva, perché con il direttore Leopoldo Torresin ci estraniamo un attimo dal contesto biancazzurro per chiedere un suo parere sulla riforma dello sport. Ma uso due parole, sarà un problema grande per tante società, quindi speriamo che venga rivisto qualcosa, venga cambiato, perché io vedo come una mazzata molto 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 grande per il calcio dilettantistico. Questo è quello che pensa il direttore sportivo sulla nuova normativa che andrà a interessare le società sportive dilettantistiche, ma riguardo al vincolo sportivo, all'abolizione del vincolo sportivo, come la pensa? Qua è un discorso molto più complicato, ci sono i pro e i contro. Chiaramente se una società investe su dei giocatori e poi questi se ne vanno dove vogliono, cambieranno le quote, cambierà anche il mondo del settore giovanile. Bisognerà pagare, bisognerà avere, per avere la libertà poi di fare come... Cioè cambierà proprio tutto, quindi sarà un qualcosa che anche qua metterà in difficoltà, perché qualcuno dice: io non investo più, vado a prendermi il giocatore dall'altra parte, tanto lo pago. E quindi c'erano vedute molto diverse e settori giovanili che lasceranno perdere la qualità che avevano. Dicevamo prima, tanti i giocatori scovati, i talenti pescati in categorie inferiori dal direttore sportivo del Cartigliano, ma al di là dei nomi, qual è la tipologia di giocatore che piace a Leopoldo Torresin? A me piace il giocatore tecnico, naturalmente, che è quello che fa la differenza, oppure mi piacciono molti giocatori che ti creano superiorità numerica, quelli che saltano l'uomo, sono veloci, che sono... Cioè, la gente statica non è che sia il mio... Io giocherei senza un centravanti, per dire, se nel senso che se dovessi vedere come la penso io nel calcio. Un centravanti proprio di stazza, girato spalle alla porta, che si usava una volta. Questa è una domanda sicuramente difficile, ma chi meglio di chi vive da dentro la realtà sportiva giorno per giorno può aiutarci a trovare una risposta? Il calcio di oggi è sostenibile? Non lo so, io sono preoccupato, lo dico nel mio modo di pensare, perché vedo un calcio, ma dalla Serie A in giù, la dimostrazione di quello che sta succedendo, in cui siamo andati oltre alle possibilità economiche che avevano i club e quindi si sta scendendo anche nelle categorie inferiori. Poi ci sono troppi soldi che vanno fuori dal calcio, cioè che vanno in mano ad altre persone che non c'entrano col calcio, e quindi questi sono soldi che vengono tolti veramente a quello che serve come alle società calcistiche. Non lo so, io non vedo vedo difficoltà in futuro, difatti per motivi vari ci saranno, secondo me, fusioni tra società in futuro, perché per questione di campi, per questione di mille cose, dovranno le società per forza costruire dei bacini per avere la possibilità, anche perché mancano ragazzi, cioè ci sono tante problematiche da risolvere, quindi sarà quasi obbligatorio che le squadre siano compattate per fare certe categorie, naturalmente, se no non si può più farle.